Stiamo facendo un piccolo pellegrinaggio dopo aver parlato delle apparizioni, dei criteri attraverso cui la Chiesa li dichiara autentiche, le dichiara autentiche, e questo pellegrinaggio ci porta in Francia nel XIX secolo. E ieri abbiamo iniziato a parlare dell'apparizione della Madonna a Caterina Labouré, un'apparizione che all'inizio passò inosservata, come ha giustamente definito questa apparizione Catherine Aubin, che è una suora domenicana, è una psicologa, è una teologa, di cui vedrete in sovraimpressione il sussidio a sua firma, insieme praticamente questo sussidio che ha lei scritto per degli interessantissimi libretti che il Dicastero per l'Evangelizzazione sta, o meglio, ha già pubblicato. Siamo credo all'ottavo volume, quindi si sono esaurite credo i volumi previsti, è editato in preparazione al giubileo del 2025, titolato Pellegrini di Speranza. Bene, Caterina diventa orfana, piange la morte della sua mamma e ha 9 anni e un giorno si trova da solo in una stanza e piangendo si arrampica su un mobile dove ci sta una piccola statua della Madonna e le chiede a questa piccola statua di diventare la sua mamma, visto che lei ha perso, ormai è orfana di mamma. La Madonna le insegna a non piangere, ma a prendere in mano la sua vita, tant'è che nel 1830 Caterina Labouré entra tra le suore di San Vincenzo de Paule, le figlie della carità. E Caterina nella sua vita riceverà 3 apparizioni. E il modo con cui Maria si avvicina a questa piccola e giovane religiosa ci insegna appunto come Maria ci vuole sempre indicare una strada. Quando Maria ci appare perché ci vuole indicare un cammino. Quando Maria ci appare perché ci vuole indicare non solo la strada di come imparare a pregare, la strada della conversione, la strada del ritorno al figlio, ma Maria ci vuole insegnare soprattutto a diventare preghiera e quindi a convertirci ogni giorno al figlio. Nel luglio del 1830 avviene quella che è la prima apparizione della Madonna a Caterina Labouré, mentre Caterina è nel convento delle Figlie della Carità a Parigi, un luogo che ho visitato, un luogo che si trova nella Parigi consumistica, nella Parigi della confusione, eppure a Rue du Bac. A un certo punto cammini, entri in un portone ed entri nella pace, entri nella casa di Maria. Ma di questa apparizione ve ne parlo ancora domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.